Io non ci capisco un cazzo. È chiaro, come sempre, come ogni volta, come ogni altra fase della vita e della non vita. Signori miei, benvenuti e ben ritrovati al canale dello scrittore volante o Paolo Piegi scrittore. Eccoci qua. Siete tutti contenti? Forse sì, forse no. Eccoci a 45G. Che prima era le follie del Paolone, ma tanto adesso sto usando un nuovo profilo, quindi poco importa. Iscrivetevi al canale YouTube, seguitemi su Spreaker, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e bla 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 e via di stronzate vai. Oggi andiamo a commentare un bel po' di cose. Innanzitutto cominciamo con l'evento della settimana, l'evento che tutti si inaspettavano, l'evento che tutti non vedevano l'ora di aver risvegliato come una schiaffo sulla nostra vita. Sulla nostra vita! Mi riferisco allo schiaffo di Will Smith nei confronti di Chris Rock. Che adesso io non voglio fare il complottista, il complottaro, ma quando ho visto quella scena mi è sembrato quasi come se insomma, avete visto? Cioè, non lo so, è tutto molto strano. Prima Will Smith ride. sto dicendo cose che probabilmente avete già sentito o avete letto in giro, però nel senso, ovviamente qua si fa un po' di ironia, un po' di queste cose qua, no? Tra l'altro io lo sto cominciando la puntata 45G e boh, c'è un nuovo profilo senza neanche specificare cosa sia. Scusate, per chi non lo sa, effettivamente, vabbè, che forse dovrei specificarlo ogni volta quando si parla di musica, se è possibile trovare qualche argomento su cui ironizzare, come in questo caso si ironizza, altrimenti si parla prevalentemente di musica, argomenti vari, e se appena trovo la possibilità di portarvi qualche ospite ve lo porto. In teoria va in onda il sabato, perché di solito c'è sempre qualche disco nuovo il venerdì, ma non è una cosa essere strettamente necessaria. Ormai, come con i podcast, con le poesie, pubblico quando mi pare, scrivo quando mi pare, voglio diventare molto più libero, perché prima era veramente schematico la programmazione, ma basta con queste robe. Si va e vaffanculo. E quindi dicevo, un po' strano, no, che Will Smith inizia a ridere, quindi pensi, vabbè, tutti stanno facendo una bella risata, pure tu. Ad un certo punto, che cazzo! Però Chris Rock, no, vedete che il linguaggio del corpo è molto importante. E che vedete quest'uomo, no, che sta veramente con le braccia conserte, tipo, cioè, ad aspettare a far ridere. Con le braccia verso dietro, scusate. Ad aspettare proprio il momento. Come se se l'aspettasse, praticamente. Come se molto probabilmente così fosse, proprio se l'aspettava. Cioè, a me ha fatto questa impressione, come se fosse proprio proteso. Perdonate, così. Cioè, stava là, fermo, come se già lo sapesse. A me ha fatto questa impressione, tutto così strano. Prima ride, poi non ride, poi tutto va tutto incazzato. Tutti pensano che sia una gag. Non è vero, moralismi. Alla fin fine, io ho pensato che la cosa più saggia da fare e più intelligente da fare sia stata assolutamente farsi una risata. Anche perché abbiamo potuto creare e gustare dei memes da non sottovalutare. Ora io c'ho la mia pagina di meme, che è Memistica Cattiana, dedicata al mio doge Alessandro Catto, e ho fatto un meme che sta dicendo incredibile, è il mio meme con più successo. Siamo a 388 like, non ho mai avuto così tanti like per un meme. Potete osservare qua, più o meno, il nostro doge che dà uno schiaffo allo nuovo stemma della Fiorentina, perché hanno fatto dei video, del live, in cui praticamente non parlavano male del nuovo stemma della Fiorentina. E ho detto, minchia, oh, mo,
il meme di qualche giorno fa, e ancora mo ci sta arrivando nuovi like, e che cazzo, all'improvviso la mia pagina di meme sta ricevendo il suo giusto meme, nonostante ho fatto schifo, ho messo la foto di Alessandro, tanto ho fatto uno screenshot a un video, ho messo la desiglio, ho detto vabbè, sti cazzo, non mi aspettavo tutto sto successo, sinceramente sono pessimo a fare queste cose, io da... Ma vabbè, io non so usare questi programmi, lo faccio molto, molto just for fun, capito? Molto for the rules. Vabbè, alla fine è questo. E quindi, ragazzi, voi che ne pensate? Non so se ne pensate, sto schiaffonato all'improvviso. Ha parlato male di montagna! Fa un culo, un culo, che tempo vuole! Poi hanno fatto tutti quei meme. Pam, 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 pam. We will like you, alla fine invece fai simbolismi per il fatto che una persona ha dato schiaffo a un'altra, secondo me, just chill, rilassatevi, godetevi i meme, che qua non è successo niente, e se fosse tutto un complotto, in realtà io Oscar non si stanno cagando più, e quindi hanno voluto fare questa cosa. In realtà ormai la verità è che gli Oscar sono fatti di un cacchio, infatti vincono film di merda. Però perché non avete messo noi brutti bastardi stronzi maledetti? Voi brutti stronzi bastardi maledetti, perché non avete messo noi? Sono indignato, sono assolutamente indignato. Vabbè, spero di avervi fatto ridere, faccio un po' le facce buffe. E come dicevo, se si può ironizzare si ironizza, altrimenti non si fa. È una cosa, è un po' una legge non... È un po' una legge non scritta, ma non scritta da chi? Soprattutto da te, da me, e tutto quello che è di normale, di cosa c'è, che tutto quello che è di vabbè, quella canzone di Jovanotti. Comunque, a parte le stronzatine e le puntatine, andiamo avanti. Oggi parliamo in modo particolare del nuovo album di Luchè, molto brevemente. Ho letto i commenti su Facebook su Chiamarsi Insieme, la maggior parte erano tutti negativi, ho detto vabbè, cioè no, in realtà la totalità erano tutti negativi, ho detto vabbè, di solito i ragazzi fanno sempre così, non lo so, appunto qualcuno dice che sia per moda, infatti in un post che ho scritto qualcuno suppone che sia per moda e ci può anche stare, ma di solito ho sempre letto pareri discordanti, mi piace, non mi piace, invece in questo caso la totalità dei commenti... Ah no, ho fatto una cosa un po' strana. Riascoltare sembra proprio un effetto, invece non è un effetto, è tutto naturale a quanto pare. Comunque forse potete aver sentito inavvertitamente rumori di scarichi che si scaricano. Vabbè, mea culpa, o no, non mea culpa, in realtà è perché io ancora abito con questi cazzi di... E voglio levarmi dal cazzo e mi leverò dal cazzo il più presto possibile. E magari sarà quando voi vi sarete iscritti a questo canale e voi avete dato sostegno per avere una qualità migliore per i contenuti di Paolo o dello scrittore volante o di Paolo PG scritto. Iscriviti a questo canale, condividilo con i tuoi amici, metti mi piace, brutto maledetto. Scherzo, sei un ti voglio bene, anche se non ti conosco. Però metti mi piace lo stesso, vaffanculo. A parte le stronzate, ovviamente tutto in chiave ironica, ricordatelo. E quindi io, in questo caso, dicevo, la totalità, praticamente, dei commenti che ho letto erano negativi. Io di solito sono abituato a pensare, dai, ragazzi esagerano, sicuramente c'è qualche cosa di soliti pregiudizi, si parla male, come al solito, ah, chi è questo qua che fa ancora vecchia scuola purista? Trap, fai schifo! E vabbè, cosa che succede molto spesso, tra parentesi, l'ho avuto da un orecchio. E devo dire che le prime canzoni non erano male, la intro con Lisa Caruccia, e poi
poi è cominciato a calare, canzoni un po' tutte uguali, una copia una dell'altra, testi anche abbastanza banalotti, canzoncine d'amore, robe sentite e strasentite, basi carucce, ma sembrava di averle sentite anche in altri, sembrava veramente una di quelle brutte copie di se stesso, uno, e brutta copia anche di Marrakesh e di Guerra, in un certo senso. E ho detto, mamma mia, cioè io proprio ho sentito tutto l'album perché l'ho voluto recensire, perché sto portandovi un contenuto, un'idea, ma se non fosse stato per questo, io già alla prima canzone che me l'ha deluso ho detto, ma basta, volevo già staccare, però l'ho voluto sentire tutto, sempre comunque perché ovviamente bisogna, per fare una recensione bisogna dare il parere più oggettivo possibile sentendosi tutte. In altri casi, come la recensione della settimana scorsa, Meme K Ultra, l'ho sentito più volte anche perché mi piaceva. In questo caso, l'ho risentito, ma non tutto intero. Solo dalle prime canzoni, ma non tutte. Però la canzone con Jay Ulier e con Thor è figa, anche perché gli chiamano Doriune, siamo Doriune, Doriune, però. Cioè, ha giusto un richiamo abbastanza scialbo, abbastanza problematico, nel senso che non so se è una cosa nostalgica per fare un richiamo di che cosa, poi è un po' strano, come dicono, over cosa. Vabbè, cioè, perché sto cantare autotunnato? Cioè, se l'hip hop, il rap sta diventando qualcosa di pop, che stai cantando con l'autotune, allora lo posso fare veramente tutti anche io. E vengono esaltati come quel blanco, tutta questa roba. Ma con tutto il rispetto, no? Ma non mi sembra neanche che questa gente possa dirsi tanto esperta di musica. Ormai questa è musica veramente venduta per ragazzini, per la gente che magari musicalmente un po' più superficialotta, anche perché più sei giovane più magari sei superficiale, poi ovviamente è una cosa che è relativa e dipende anche dalla maturità, dipende dalla persona. Poi anche io magari da ragazzino ascoltavo musichette un po' così, molto più popolari, però dai 16-17 anni ho cominciato ad ascoltare l'hip hop in serio, come Tupac, cose del genere, e c'erano già dei contenuti già da allora. E invece quelle musiche un po' più così, un po' più commerciali, mi hanno sempre attirato un po' meno. A me piaceva, ma un po' meno. Cioè l'orecchiabile non fa per me, ma non proprio perché, proprio a mio gusto, non fa per me. Se è una cosa troppo orecchiabile, un po' come quando, per fare un esempio, no, c'è un mangiare che è troppo zuccherato, troppo salato, troppo. Sempre, io faccio sempre questi paragoni con la musica o il cibo, me ne rendo conto, ma è questo il problema. Se, almeno per te ovviamente, a tuo gusto, una cosa è troppo dolce, non ti piace, cioè proprio ti fa schifo perché troppo, ci hanno messo troppo zucchero, ci hanno messo troppo un qualcosa che a te non piace, che a te non interessa, che a te non attira. E penso che il microfono sia troppo vicino alla mia bocca e forse sto facendo troppi, capito? Quindi dobbiamo stare un po' più, chiedo scusa che prima siccome la videocamera si è rotta, mo ho cambiato angolazione, infatti devo fare degli aggiustamenti come al solito. Insomma, se doveste vedere il modo in cui ho sistemato la videocamera vi stupireste, in un certo senso, perché è proprio incastrata nello schermo su dei libri, una roba un po' bizzarra, diciamo, ma vabbè. Questo è proprio adottare le soluzioni per sopravvivere, una pagina che vi consiglio tra l'altro. Quindi dicevo, se una cosa è troppo zuccherata, c'è troppo roba di una cosa, a me non mi riesce a piacere. Se c'è troppo autotune, a me, come ho già detto altre volte, se c'è troppo autotune non lo so, capito? È quel momento in cui dici c'è troppo una cosa, il troppo stroppia come sempre, e quello è il problema. E quello è il problema anche nel fatto che troppe rime, troppe canzonette d'amore, troppe cose così. Cioè, quando lo senti non sembra neanche fatto un album fatto con, diciamo, abbastanza criterio, senza essere fatto così. Per vendere, così, c'avevamo voglia di vendere, forse qualcuno c'ha veramente voglia di fare
la cosa di diffonde, la cosa di fare i concerti dal vivo, e quindi vendiamo questo disco e vaffanculo. E tutte queste tracce per dire che cosa? C'è veramente poco contenuto, c'è veramente poca roba, c'è veramente poca sostanza su cui si può reggere. Non è musica, è solo una roba fatta per poterci preoccupare della situazione che sta diventando la situazione musicale degli ultimi tempi, ovvero una situazione veramente troppo portata a un modo di pensare, a uno stile, a una idea fondamentale, cioè che la musica è diventata solo quello e non c'è altro, capito? Quello è il problema. Come se adesso molte canzoni, molti album sembrano tutte uguali, dici allora, perché fa un album di tutte le canzoni? Fai un singolo, invece sembra che veramente tutte le canzoni siano quasi tutte uguali. Non mi ha dato niente, in questo nuovo album di Luke non mi ha trasmesso niente. Io ho dato 4 e sono stato anche buono nella recensione, se vai ad andare a leggere. Vabbè, che più o meno le stesse cose che sto dicendo in questo video, fondamentalmente in questo podcast. Anche perché non mi è venuto in mente nient'altro. Questo è. E niente, signori, io non voglio fare la cosa troppo lunga, anche perché se finisco cosa dire, finisco di. Fatemi sempre sapere cosa ne pensate voi del disco di Luke. C'è stato uno che mi ha commentato su Instagram, ho detto fammi sapere la tua, se ti va, e poi non mi ha voluto far sapere la sua. Vabbè. Cioè, se mi viene a dire assolutamente no, non è un flop, dimmi il perché. Lui mi ha risposto. Vabbè, che non è che vado a sminuire qualcuno. Del resto è un commento pubblico, quindi poco importa, cioè lo potete leggere anche voi. Seguitemi su Instagram, ovviamente. Allora, assolutamente no, mia risposta. Ciao, grazie per il commento, ti è piaciuto, quindi fai sapere la tua se ti va. Per me un album profondo non è per tutti. Mia risposta, almeno a qualcuno è piaciuto molto. E come mai pensi questo? Se ti va di dirlo, non ha risposto. Il che mi ha fatto pensare, tra le altre cose, non lo so se voleva difendere un suo idolo o queste cose qua, ma un album profondo assolutamente no, è molto superficiale, sono canzoni molto superficiali, sono testi che non ti rimangono dentro, cioè veramente roba che poco saporito, veramente ho trovato molto poco contenuto. E se vogliamo parlare di gente che veramente tira fuori, va porta avanti a scena, ormai sono soprattutto Marrakesh e Guerrero, secondo me. Con i nuovi tipo Jay Olier, che Tame, questi così qua, anche se a me, che Tame, Jay Olier non mi entusiasmo, ma anche se Jay Olier devo approfondirlo un po' meglio, devo dire. Sembra essere più interessante. Chissà. Infatti la pezzo che ripeto con lui è un to overla. Veramente quello che si salva, uno dei pochi che si salva praticamente. I pezzi che si salvano sono quelli con i feat, quelli con lui solo. Ma vaffanpaolo, sto abuso di autotune mi ha anche rotto il cane. Ogni volta che sento sto abuso di autotune dico mamma mia, ma c'è almeno qualche parte rappata con... fai qualche differenza, non creare tutte queste robe che veramente, ripeto, sembra tutto uguale. A me ha fatto questo effetto, poi non lo so a voi, però questo è quello il mio pensiero, ovviamente. Se qualcuno fosse in disaccordo, e se qualcuno pensa che mi stia sbagliando, lo facci sapere nei commenti, ovviamente. Qua non sto andando a offendere, è una merda, uno schifo per cacare. Ovviamente qua si fanno analisi oggettive con un po' di criterio, che può essere discordante, ma è per questo che siamo qui, anche per questo che siamo qui. Fatemi anche sapere il fatto dello schiaffo di Will Smith, voi cosa ne pensate? Fondamentalmente è tutto una fuffa, tutto un divertimento su cui noi ci siamo molto divertiti. Viva i meme, viva la fila, viva la musica, e ci vediamo appunto domani. Penso che o parlerò anche del nuovo album di DJ Mike che stavo ascoltando, ma
Uno, tra un'ora devo andare a vedere il film di Morbius. E due, non ho ancora sentito l'album di DJ Mike, ma magari faccio un video con un altro podcast a caso. Sti cazzi, poi prendo pure domani volendo, in cui magari prendo anche il nuovo disco del nuovo del film di Morbius, che ne sappiamo. Potrei anche a me questo, ormai l'ho scritto volante, ma molto alla... Ed è così, giusto che sia. Se non ci vuoi scrivere una poesia, tipo per oggi non l'ho scritta, non c'ho ispirazione, non la scrivo. O voglio parlare di qualcos'altro, ma prima invece ogni giorno veramente stavo quasi costringendo ogni giorno a scrivere poesia, invece basta. Così. Ci vediamo domani, penso. Forse Juve no, vai, ciao. Iscriviti, condividi, lascia un mi piace, attiva la campanella delle notifiche. Iscriviti al canale Assonno Gatto.